perché ce l'hai con i tributi? Allora, lui sta cercando di fare quello che fanno in televisione, cioè di creare il litigio. No, ma non è vero, l'hai detto. Di fianco a me c'è un ragazzo che si occupa, che era in una tribute band. Le tribute band sono quelle che fanno canzoni per i famosi, no? Le cover band. E quindi lui cerca di mettere me contro lui. No, assolutamente no. Perché? Certo, ti chiedo un parere. Io non ce l'ho con le tribute band, attenzione. Non ti piacciono, non è una cosa. Non è, non è, no, no. Allora, come coi talent, io non ce l'ho coi talent. Io ce l'ho con il fatto che il monopolio della musica giovanile, diciamo, non le persone famose, è in mano a chi fa cover, mentre il monopolio di ragazzi che vogliono fare musica è in mano ai talent, dove non fanno fare la musica dei ragazzi ma fanno fare le canzoni famose. La musica è diventata un karaoke. C'è qualcuno che applaude? La musica è diventata un karaoke. Vai, vai, vai. E quindi no, ma non c'entra niente lui giustamente fa questo. Il problema è generale, io non guardo mai i sintomi, io guardo le cause. Hanno tolto alle persone, ma in senso generale, non soltanto in senso musicale, la curiosità di scoprire cose che non conoscono. C'era uno spot famoso di tanti anni fa, sto cercando, ma l'ho eliminato perché si erano lasciati andare, avevano scoperto le carte, dove c'era uno, non so se ve lo ricordate, che apre la porta per uscire di casa e vede fuori un coyote che urla, anche si spaventa e chiude la porta. Dopodiché timidamente apre la porta e vede passare una mandria di bufali, chiude la porta e c'è una voce dall'altro che dice: fuori c'è il pericolo, stai in casa, il mondo te lo portiamo noi. Ed era pubblicità di Sky. Ecco, questo è la volontà di far sì che le persone non vadano più a cercare cose che non conoscono. Ti faccio un esempio che mi ha raccontato Ruggeri, che è stato illuminante. A Londra la gente guarda e dice: chi si esibisce stasera? Questi non li conosco, andiamo a vederli. In Italia è così: chi si esibisce? Questi non li conosco, me frega, questi non li conosco. Ecco, questi sì, la cover band dei Queen, andiamo a sentirli. Cioè, la gente è portata ad ascoltare cose che già conosce. In televisione gli opinionisti sono persone che vanno a parlare di cose di cui non sanno niente, ma sono famosi. Tu hai Alba Parietti che parla di tutto, è una mia amica, Alba, però per dire, no? Tu hai voglia di un litigio, chiami Sgarbi. Tu sai già che Sgarbi, che sta al telefonino tutta la diretta, poi a un certo punto, capre, sai già che succede questo, il giorno dopo sei in home page del Corriere della Sera. Siccome le notizie importanti in Italia sono che Sgarbi ha mandato a fanculo qualcuno, e quindi c'è questo. Questo fatto di non... di togliere la curiosità alle persone fa sì che la gente non è curiosa di ascoltare una canzone che ha scritto Giulia, che è bravissima, perché non la conosce. Allora noi ascoltiamo delle radio che mandano tutti la stessa canzone, cioè io accendo la radio, cioè calma, cambio la calma, poi calma, poi dopo cambio radio, poi dopo cambia, cioè io ho bisogno di te perché hai bisogno di me, che hai bisogno di te, che hai bisogno di me. Due maroni così. Allora, se io, questa è la realtà. Di conseguenza cosa succede? Che un locale che vuole fare musica non chiama Giulia Pradelli, perché lei fa le sue canzoni. Sono belle, brutte, non importa, la gente non le conosce. Chiama la sua agenzia e dice: senti, c'hai una cover band dei Guns N' Roses o dei Pink Floyd? E lui fa un lavoro, perché deve avercela con lui. No, quei ragazzi suonano, quei ragazzi suonano, fanno i soldi. Rudy, cioè. Buonasera a tutti, perché parla sempre lui. Facciamo una bravissima, quando dico appello a Reggio. Me lo guardavo sto Roxy Bar. Allora, c'è da scrivere, da parlare delle ore di questa cosa qui, perché io penso, io ho fatto il musicista una vita, ho fatto inediti, ho fatto anche cover. E mi sono fatto un mazzo come una capanna, quindi andavo in giro a tre macchine, 300.000 lire, impianto noleggiato da noi. Quindi se uno vuole fare inediti, prende la macchinina, va dal locale, va fuori a 2 euro, ok? E secondo me più o meno trova il locale, soltanto che magari non ha voglia, perché c'è da farsi in questo mondo qui una gavetta pazzesca.
ok? E ci sono dei musicisti bravi nelle cover e ci sono dei musicisti bravi quando uno fa musica originale, come ci sono i musicisti scarsi nelle cover e i musicisti scarsi quando fanno musica originale. Per scrivere un grande brano, quanti brani devi scrivere? Tantissimi, giusto? Io ho fatto tipo la finale di Sanremo Rock, venivo dal mondo cover, ho fatto la finale di Sanremo Rock, ma la gavetta nella musica originale dov'è? E poi vengono fuori i talent, come dice lui, ma però dopo i ragazzi si bruciano in una sfera e basta. Sfera e basta. Chiama Sfera e basta. Alzi la mano, nessuno conosce. Vedi che nessuno ama Sfera e basta. Ma sì, perché nel frattempo ha cambiato nome, si chiama Corinaldo e basta. No, vabbè, quello che voglio dire io è che se tu vai a un talent e non hai un'esperienza importante, finisci in un anno, due anni. Mentre se tu hai certo. gli attributi. I Modà sono andati nel 2010, esempio, in un locale a Modena, il titolare, ok, tiene la fattura dei Modà che hanno chiesto 1000 euro e hanno riempito di mercoledì e non erano ancora famosi il locale. Ci sono delle realtà nazionali, ok, che però in un territorio circoscritto di 30 km fanno tantissima gente e fanno musica originale e io li faccio suonare. Ma perché? Perché io faccio questo di mestiere, no? Giusto? Come dice lui, il locale, chi mi porti che mi fa gente? Fai Pippo Pappo che magari fa anche musica originale, ti fa il doppio della gente di una cover band, perché no? Perché comunque il gestore di un locale, come anche un discografico, ti dice, io produco questa artista qua, ma quanti dischi mi vende, quanti concerti faccio? Perché alla fine guardi sempre il denaro, giusto? Il business. Rudy, mi dai non è una potenziale con la paletta, ma suona, mi emoziona. È bravissimo. Lui è tipo un esempio di un musicista che ha studiato una vita, si è fatto un mazzo come una capanna e utilizza la chitarra come uno strumento pazzesco, no? Perché comunque ci sono mille chitarristi molto molto bravi che fanno mille pirole, come si dice, le pirole, no? Svisature, ok. E lui è... che è capace anche lui, ma ha fatto qualcosa davvero di bellissimo, complimenti. Bravo. Quando uno è bravo, anche se non fa cuore, è bravo. Si capisce che è andato in vicino prima, si dice. No, ma è bravo, cioè non... Red, l'avevi mai sentita te questo pezzo? No, in realtà io non ho mai sentito fino a fare delle cose così. Ed è... Difatti mentre si esibiva ho detto, cazzo, questo deve venire al Barone Rosso. Perché lui va oltre alla chitarra, sai, oggi io penso che nella chitarra lui ce l'ha tatuato nella spalla, c'è uno come Jimi Hendrix che ha fatto tutto. Rudy, sei d'accordo sulla radio che non passano più, cioè... Cioè, stavo pensando che il suo microfono va meglio del mio. Cioè, tu hai la voce, è bellissima. Attenzione, senti, applauso per favore. Senti. Benvenuti a tutti. No, perché tu, lui è una voce così suadente, no? Perché sai il microfono bello. No, basta che alza un po' il fonico. Ho preso il microfono che mi hanno dato. In effetti questo Sennheiser lo stanno... No, basta un po' alzarlo. Devi aumentare un po' il volume di questo. Sì, lo aumento. Abbiamo cambiato il microfono. Perché ti dico, io parlo, mi stanco. E dico, ma perché hai questa voce qua? Io c'ho così... Cos'è che mi hai ripetuto la domanda? Perché non c'è anche il tributo dei Beatles. Sì, c'è il tributo di tutti. Quelli bravi, quelli meno bravi. Qual è quello che ti chiedono di più? Vasco. Vasco, tutta la vita. Sì. Ci sono mille tributi a Vasco, però c'è quello bravo, quello meno bravo. E quindi viva comunque sempre la musica. C'è un tributo più bravo degli altri sul Vasco? Sì, però anche no, va un po' a gusti, un po' a sensazione, un po'... Sai, non mi
va di dire quello è il top, quello fa schifo. No, senza avere, fare nulla. Comunque, guarda, ti dico, io ho fatto, ti ripeto, un musicista, ho fatto tantissimi concerti dal bar. Io mi ricordo una volta che ero in un locale e abbiamo iniziato a suonare, c'erano due persone davanti, no? Iniziamo, io ce la davo tutta, dai, io vada! A un certo punto queste due persone si alzano, no, ti prego, vieni qua, ti prego, e sono state lì con me, quindi ho fatto una gavetta talmente pazzesca, quindi non mi sento di dire uno bravo, uno meno bravo, poi giudica comunque la gente. Assolutamente. E prima, riallacciandomi il discorso di che ci stavo un po' pensando come sta andando un po' l'Italia, secondo me il problema dell'Italia è che manca adesso come adesso la cultura della musica. C'è un programma come Roxy Bar, non c'è più, ed è un peccato. Ed è un peccato. Perché lui, questo uomo qua ha una cultura che quando racconta le cose ti incanti ad ascoltarlo, perché ha una cultura musicale che ti racconta. Fa ascolti su web incredibili, figuriamoci in TV. Esatto, e quindi lui ha un bel modo di raccontare le cose che non annoia mai quando lo ascolti, no? Che ti parla dei Beatles, ti parla delle sue esperienze personali, quindi è bellissimo. E te lo chiudono e ti dicono, ma ascolta, ma il reggaeton quando è che lo passi? Ed è triste questa cosa, no? Adesso tutto il mondo sta passando reggaeton, ma perché? Madonna, esce il nuovo singolo reggaeton, perché? Cioè, dov'è la musica? Dov'è il nuovo Jimi Hendrix o il nuovo Bob Marley, Bob Dylan? David, capito? Ma tu finché ne vuoi. Solo reggaeton, fai reggaeton. Poi tra l'altro stavo parlando con un mio amico che sta producendo Fedez, no? E mi diceva, guarda, adesso devo andare a Los Angeles perché adesso sta registrando il nuovo album e niente, c'è un problema, adesso i discografici ti dicono, guarda, in 30 secondi deve arrivare già il ritornello. Ma è incredibile, cioè adesso c'è la moda che tu in 30 secondi, perché il ragazzino scarica per Spotify, ok, e quindi tu in 30 secondi devi già arrivare al nocciolo della canzone. Ma perché, come dice lui, ma perché? Questa è la verità, quindi il mercato della musica è saturo di porcheria. Perché? Perché non c'è più la cultura, non c'è più delle persone come Red che la dicono. Applauso a Red, per favore. Rudy adesso vuole che tu vada a fare la cover band per lui, perché con questo medley che hai fatto fine andrebbe via come il pane lui, eh. Il Moonwalker di Michael Jackson lo devi fare, però il passo di Michael Jackson. Io devo studiare ancora con grande chitarrista, davvero, complimenti.